Buongiorno a tutti. In attesa che arrivi una presentazione che faremo a quattro mani, in quanto l'ingegner Panei ha lavorato specificatamente su molti dei temi di cui andrò a parlare, io sono qui in veste di direttore generale per le materie minerarie, idrocarburi di sottosuolo del Ministero dello Sviluppo Economico, ma sono anche stato componente della Commissione Ichese e in varie vesti ho dovuto occuparmi di tutto questo processo che si è sviluppato in Italia fortemente dopo i gravi sismi dell'Emilia Romagna. Quel sisma ha prodotto dei danni enormi alle persone, alle cose, ha prodotto anche delle preoccupazioni sul possibile svolgimento di attività che potessero avere generato quei sismi. Le preoccupazioni non erano legate ad attività che si sono svolte effettivamente, erano fondamentalmente legate a due argomenti. Uno, la possibilità che ipotetiche attività di sottosuolo legate alla realizzazione dello stoccaggio in acquifero profondo di Rivara avessero potuto produrre quel sisma, e altre preoccupazioni generali della popolazione, fatte proprio anche dalla politica, che fossero state svolte attività non convenzionali, ricerca di gas da scisto o altre attività che avessero potuto produrre quei danni. L'istituzione di una commissione internazionale, poi chiamata Ichese, è stata voluta dalla politica proprio per sciogliere principalmente queste preoccupazioni che gran parte di voi che sono scienziati e addetti ai lavori sanno benissimo non essere fondate, ma meritavano un approfondimento. La comunità scientifica, il Ministero, gli enti di ricerca e gli organismi preposti, ISPRA e gli altri, complessivamente secondo me hanno colto un'opportunità di trasformare una richiesta che poteva trovare una risposta in pochi minuti, non c'era stata alcuna attività e quindi non poteva esserci nesso, per sviluppare invece la parte di ragionamento sulla quale tutto il mondo, in particolare quella parte di mondo in cui c'è attività, importante attività di estrazioni dal sottosuolo in contemporanea a un'importante attività di sismicità tettonica e una forte antropizzazione, e l'Italia è insieme alla California e altri paesi del genere è tra i primi, il primo forse paese che ha queste tre caratteristiche insieme, è stata colta l'occasione per fare un forte salto di qualità nell'approfondimento e nello studio di queste materie, sulle quali c'è molta letteratura scientifica, ma come vedremo c'è stata poca attività normativa e da parte degli stati non molto spesso c'è stato un controllo completo e un monitoraggio completo delle attività stesse. Io sono chiamato a parlare del quadro normativo che abbiamo su questa come si fa questo qui? Del quadro normativo relativo al monitoraggio delle attività di sottosuolo. Noi abbiamo in questo anno e mezzo di lavoro studiato il quadro normativo italiano e il quadro normativo di altri paesi di riferimento e complessivamente ci siamo resi conto che poco è stato fatto, quasi tutto rimane da fare. Stiamo parlando di questioni di sismicità indotta, ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia stiamo parlando anche di sismicità innescata, che è il vero tema di preoccupazione sul quale è veramente difficile arrivare a delle certezze scientifiche e arrivare quindi anche a delle norme definite. Abbiamo esaminato in particolare tra le varie legislazioni
quello che hanno fatto in Olanda e quello che stanno facendo negli Stati Uniti d'America. E per quanto riguarda l'Olanda, stiamo parlando di un paese che non ha sismicità naturale sostanzialmente, quindi è un paese che è regolato dal 2003, l'analisi di rischio sismico indotto, perché è l'unico che merita interesse, dalle attività estrattive dei loro importanti giacimenti di gas naturale. Oggi la legge olandese prevede l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire i danni conseguenti ai movimenti di suolo, e i progetti sia di sviluppo di produzioni che di stoccaggio di gas e di CO2 devono prevedere una valutazione dei parametri di sismicità in funzione della produzione attesa, devono descrivere i danni potenziali derivanti dalla sismicità indotta, le misure per prevenire l'aumento del rischio sismico e quelle per prevenire i danni potenziali derivanti dall'aumento del rischio sismico. Prevede inoltre ovviamente il risarcimento dei costi connessi con gli eventuali danni che in qualche caso si sono creati nel caso olandese. Il caso degli Stati Uniti d'America è un caso in evoluzione legato prevalentemente alle attività di iniezione di acqua. E, lì il Dipartimento dell'Energia e l'Agenzia per l'Ambiente hanno condotto degli studi sulla sismicità indotta, non mi dilungo perché la materia sarà poi sicuramente sviluppata dagli interventi scientifici successivi. Comunque diversi stati federali hanno adottato misure di prevenzione specifiche per limitare gli effetti di attività, di eventi microsismici, e anche per rassicurare la popolazione dei paesi in cui si svolgono delle attività. In alcuni casi sono state messe dei limiti alle pressioni massime di iniezioni in pozzo. In Italia, dicevo all'inizio dell'intervento, abbiamo avviato su iniziativa della Protezione Civile, su richiesta del Commissario Straordinario dei Terremoti Errani, una attività internazionale di verifica di una serie di quesiti che si erano posti, che adesso vedremo più avanti, che ha prodotto uno studio che è stato presentato a febbraio di quest'anno, le cui conclusioni sono conclusioni di natura dubitativa su alcuni punti. Evidentemente la gente, la politica e anche i giornali hanno bisogno di certezze, di fatti definiti, mentre la scienza da almeno circa 100 anni ci ha spiegato chiaramente che la indeterminazione è qualcosa che deve rimanere e non è superabile, ed è dimostrato che non è superabile oltre certi limiti. Quindi a domande del tipo deterministico poste dalla politica, quali si può escludere un determinato fatto, non può che essere risposto in forma dubitativa, come probabilità più o meno alta o più o meno bassa. Così è successo con il lavoro della Commissione Chiese, che oltre a lasciare aperte delle questioni ha anche suggerito di continuare a effettuare delle verifiche in campo e di sviluppare dei nuovi modelli geomeccanici, fluidodinamici di giacimento per raffinare le conoscenze che si avevano in quel momento. E questo è stato fatto nel corso di quest'anno e questo sarà oggetto delle presentazioni di oggi. Le domande che erano state fatte alla Commissione Chiese erano quella di sapere se è possibile che la crisi emiliana fosse stata innescata dalle ricerche nel sito di Rivara, ricerche che non sono state svolte, e quindi la prima risposta, come dicevo prima, è stata molto banale. Poi è stato anche chiesto se la crisi emiliana fosse stata innescata da attività di sfruttamento, di utilizzo di giacimenti in sottosuolo, e la Commissione qui ha fatto un complesso lavoro, e arrivando
a dire che non è possibile escludere, ma neanche provare che queste attività, in particolare nell'area della concessione Mirandola e Cavone, fossero state connesse con il sisma, fondamentalmente per mancanza di elementi di misure in campo e di modelli adeguati, elementi di misure in campo e modelli adeguati che sono stati successivamente sviluppati. La Commissione Chiese, oltre a lasciare aperti questi dubbi, ha anche esposto alcune raccomandazioni che sono fondamentalmente quelle di svolgere studi teorici preliminari di acquisizione dati sul terreno, come dicevo prima, ma anche di realizzare delle reti integrate di monitoraggio della microsismicità indotta, della pressione di poro e dei movimenti di suolo, in maniera da raggiungere una conoscenza integrata delle interferenze tra, possibili interferenze tra le attività e gli eventuali fenomeni generati o innescati su fenomeni naturali che si potevano manifestare. Ha anche suggerito di mettere in piedi un sistema di gestione di questi dati per stabilire se e quando attuare degli interventi di mitigazione del rischio di induzione di sismicità. Subito dopo la presentazione dello studio, quindi a febbraio di quest'anno, è stato costituito da un lato un gruppo di lavoro per individuare le misure le linee guida per il monitoraggio richieste dai Chiese e contemporaneamente sono state avviate le attività nel laboratorio Cavone che esaminerete più avanti. Qui abbiamo semplicemente rappresentato qualcosa che vedrete più in dettaglio successivamente. E a questo punto passo la parola all'ingegner Panei invece per dire qualcosa relativamente all'attività di monitoraggio in campo sul laboratorio di Cavone e successivamente sulle linee guida che sono state realizzate grazie al contributo della comunità scientifica italiana e di altri esperti di amministrazione e di protezione civile. Vieni qui. Ripartiamo un attimo da quello che appunto ha detto l'ingegner Terlizzese relativamente al laboratorio Cavone. Negli interventi successivi, in un intervento successivo, verrà specificata la parte più tecnica e di sviluppo dei sviluppi dei modelli. Io invece quello che vorrei sottolineare in particolare è l'esperienza nuova, importante a mio parere, che abbiamo fatto di collaborazione dell'amministrazione statale, del nostro ministero con la regione e con la società e con Assominerarya e l'estrema attenzione che abbiamo avuto nel rendere il più possibile disponibile a tutti e trasparente tutte le attività che si stavano svolgendo appunto proprio per approfondire lo studio e le conoscenze sul giacimento di Cavone. Quindi è stato predisposto un sito a quattro mani, Ministero, Regione, Assominerarya e Società, in cui sono state pubblicate, come ha detto anche il dottor Tannoia, tutti i dati, tutte le relazioni, tutti gli studi e tutti i dati del monitoraggio sismico che venivano realizzati nell'area, sia da parte della rete dedicata, rete locale di Cavone, sia i dati di alcune stazioni dell'INGV. Questo sito è ancora attivo. Quindi ci si possono trovare sia tutti i documenti, tutti gli studi svolti, sia le rilevazioni sismiche fatte ad oggi. E,
Un altro, tornando un attimo al discorso delle esperienze italiane, cioè che cosa in Italia si è fatto relativamente agli studi, all'approfondimento sul possibile legame tra la sismicità, tra la microsismicità e le attività antropiche, le attività umane, nel seguito verrà descritto in maniera dettagliata da Ispra il lavoro fatto con tutte le amministrazioni di raccolta di tutte le conoscenze, di tutti gli studi, di tutto il lavoro italiano, direi, che è stato fatto intorno alla sismicità. È stato indubbiamente un momento importante perché per la prima volta ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo, tutte le amministrazioni, tutti gli enti coinvolti, per discutere di quello che ognuno ha fatto, ognuno sta facendo e ognuno farà. E la finalità era appunto questa, quella di raccogliere tutte le informazioni e tutte le conoscenze al momento reperibili in Italia. E indubbiamente poi la dottoressa entrerà nel dettaglio dello studio. Io quello che volevo sottolineare è che mi pare che la parte centrale del lavoro sia stato quello di andare a raccogliere tutta la documentazione, tutta la bibliografia relativamente ai casi ipotizzati o in qualche maniera dimostrati attraverso gli studi. Studi scientifici e di sismicità legate all'attività umana. Qui ho segnato con un circolo rosso i casi che abbiamo indicato come documentati, che si riferiscono a dighe, all'attività geotermica. Ecco, queste sono in realtà. Poi ci sono dei casi ipotizzati, ma che ancora non sono stati sufficientemente approfonditi. Proprio per la mancanza ancora e la non elaborazione dei dati esistenti. Un altro aspetto mi pare che è stato messo in rilievo proprio nel rapporto dell'ISPRA è i monitoraggi attualmente esistenti o nella storia effettuati sui campi di stoccaggio e sui campi di produzione, sia per quanto riguarda i monitoraggi microsismici. Mi dispiace che risulta un po' tagliata, forse no, soltanto sullo schermo, sia per quanto riguarda i monitoraggi microsismici. Qui vediamo le reti di monitoraggio della Stogit, della Edison e dell'ENI, e sia relativamente ai monitoraggi delle deformazioni del suolo, dei movimenti del suolo. Anche qui ci sono elencati e si trovano sul rapporto dell'ISPRA le reti che sono state attivate nel tempo in molte zone italiane. Un'altra fonte di normativa, tra virgolette, di prescrizioni che in questo momento riguardano il monitoraggio microsismico, il monitoraggio sismico, sono le prescrizioni VIA per quanto riguarda i progetti di stoccaggio. Devo dire che la VIA dei progetti di stoccaggio è nazionale, quindi il Ministero dell'Ambiente nell'emanare i propri decreti inserisce negli ultimi anni, direi, delle prescrizioni che sono state in parte codificate, quindi vengono riprodotte nei decreti, nelle valutazioni che vengono fatte e che definiscono molti aspetti importanti relativamente alle caratteristiche delle reti che devono essere realizzate. Infatti viene indicata il grado di magnitudo che le reti devono essere in grado di rilevare. È specificato come il progetto della rete debba essere sviluppata in base alla conoscenza e allo sviluppo di un modello del sottosuolo che possa guidare tutta la costruzione della rete. E altro aspetto importante è la necessità di iniziare il monitoraggio prima che le attività venga realizzata per appunto costituire un bianco, costituire la conoscenza del fondo. Questo l'abbiamo visto anche nella normativa olandese, ovviamente.
Altro aspetto poi importante su cui magari poi altri relatori, il professor Zollo magari entrerà un pochino più nei dettagli, l'altro aspetto importante è l'area che deve essere coperta dal monitoraggio. E nelle prescrizioni VIA l'orientamento è quello di dire che deve coprire l'area del giacimento per almeno un raggio di 5 km dal fondo pozzo. Stiamo parlando di stoccaggio, progetti di stoccaggio. E un altro aspetto importante che vorrei sottolineare, sempre nelle prescrizioni VIA, è l'importanza anche qui di rendere pubblici i dati in maniera tale che possa esserci una diretta conoscenza della situazione e di quello che accade. Altro aspetto che verrà poi ripreso anche nelle linee guida di cui si parlerà più tardi è il discorso della necessità comunque di una verifica successiva dopo un primo periodo di realizzazione dei monitoraggi della rete, cioè che effettivamente quella che si è andata a progettare e realizzare sia effettivamente la migliore soluzione possibile. Va bene, inutile entrare in dettagli molto specifici della rete di monitoraggio sismico, chiaramente in parallelo anche il controllo del geodetico, cioè il controllo dei movimenti del suolo codificato, è prescritto nelle prescrizioni VIA e delle pressioni. E riprendendo un attimo il filo dell'ICHESE, delle prescrizioni, delle raccomandazioni dell'ICHESE, immediatamente dopo la consegna del rapporto il nostro ministero si è attivato, come ha detto l'ingegner Terlizzese, per la messa a punto appunto delle linee guida. Quindi abbiamo costituito nell'ambito della CIRM, della nostra commissione tecnica, un gruppo di lavoro chiamando i maggiori esperti italiani del settore, sia dei monitoraggi sismici sia dei movimenti del suolo, e con la partecipazione della protezione civile, per appunto cercare di fornire un quadro più completo, cioè completare e integrare il lavoro già indubbiamente portato avanti, molto portato avanti dal Ministero dell'Ambiente. I compiti quali erano e quali sono del gruppo di lavoro? Quello appunto di definire indirizzi e linee guida per il monitoraggio della microsismicità, deformazione del suolo e della pressione dei pori, in base chiaramente allo stato dell'arte, quindi lo stato più avanzato. E, come ho già detto, è importante per noi, è importante per il gruppo di lavoro, è quello di mettere a punto delle regole che possano garantire la massima trasparenza e oggettività dei monitoraggi e della divulgazione delle informazioni. Non voglio anticipare, però è previsto che venga realizzato nell'ambito del sito del Ministero una sezione proprio destinata alla pubblicazione dei dati, sia dei dati di monitoraggio sia di tutte le informazioni sulle reti di monitoraggio che verranno realizzate. Ci siamo resi conto, il gruppo di lavoro, e immagino descriverà il professor Zollo, dell'estrema difficoltà di questa operazione, cioè di creare delle linee guida integrate che possano racchiudere, che possano comprendere in maniera unitaria diversi tipi di monitoraggio, e quindi ci si è resi conto come sia necessaria, assolutamente necessaria, una fase di sperimentazione su casi pilota per poter testare le indicazioni che sono state realizzate. Anche qui non mi soffermo perché probabilmente sicuramente 3 minuti, perfetto. Sicuramente verranno le cose, i diversi aspetti verranno illustrati in dettaglio. Comunque è stato particolarmente approfondito il discorso della caratterizzazione geologica strutturale sismotettonica.
le caratteristiche che devono avere le reti di monitoraggio, i volumi interessati dal monitoraggio e le specifiche a cui devono rispondere le stazioni, la capacità di rilevazione delle stazioni. Si è dato un particolare importanza alla valorizzazione delle reti esistenti. Abbiamo visto che in Italia non partiamo da zero, in realtà da moltissimi anni, vado a memoria per lo stoccaggio dal 79 a Minerbio, sono già attive reti di monitoraggio, quindi non partiamo da zero. Assolutamente la volontà di valorizzare l'esistente per appunto crescere e portare alla rete più ottimale. Inutile che insisto sulla necessità della divulgazione dei dati, perché penso di avervi annoiato sufficientemente. Invece soltanto un piccolo accenno alla difficoltà di individuare sia l'autorità competente, in quanto la norma, come abbiamo detto, non la segna, e le modalità di gestione dei dati. E per questo nelle linee guida, in attesa di della definizione di un quadro normativo che indichi con precisione compiti, responsabilità e come organizzare la gestione dei dati, si è pensato a una struttura, la chiamiamo l'SPM, la struttura preposta al monitoraggio, che vedrà la partecipazione di università, enti di ricerca e tutti gli organismi tecnico-scientifici competenti, che possano coadiuvare, supportare l'autorità competente in tutti i suoi atti, sia di valutazione della progettazione della rete, e sia poi alla gestione e alla messa in atto di azioni nel caso si dovessero verificare dell'attività che possa essere collegata, dell'attività sismica che possa essere collegata con le attività minerarie, l'attività di stoccaggio o di produzione e iniezione in sottosuolo. Qui abbiamo appunto elencato quelli che abbiamo individuato come i compiti dell'SPM, quindi organo consultivo, tecnico consultivo dell'autorità competente, supervisione della progettazione e realizzazione delle reti, gestione dei dati di monitoraggio, cioè acquisizione, analisi, interpretazione dati e valutazione dei dati stessi, proprio per supportare e per l'individuazione delle possibili azioni di intervento. Da dire che chiaramente i valori limiti, i valori soglia, i valori da prendere come di riferimento per attivare eventuali azioni dovranno essere individuate sito per sito in collaborazione dall'SPM, dal concessionario, dai nostri uffici tecnici, Ministero dell'Ambiente, chiaramente con il ruolo importante della Regione. Non ne abbiamo parlato finora, ma come abbiamo portato avanti con la Regione Emilia-Romagna tutto lo studio del laboratorio Cavone, le linee guida si muovono nella collaborazione e nel lavoro insieme alla Regione. Io avrei praticamente finito aggiungendo che l'applicazione ai casi pilota di cui abbiamo parlato prima, che è necessaria per le linee guida, è già stata avviata su Cavone da agosto, cioè si è concluso lo studio del laboratorio Cavone, e adesso è in corso di definizione l'individuazione di un sito per lo stoccaggio che ci permetterà principalmente di usufruire, di poter utilizzare tutta l'esperienza acquisita in tutti i siti in tutti i monitoraggi attuati nei siti di stoccaggio, per poter appunto testare appieno le indicazioni delle linee guida. Io vi ringrazio. Grazie. Ringrazio l'ingegnere Tellisese e l'ingegnere Panei per la interessante presentazione, soprattutto per il problema delle linee guida, che è un argomento di grande interesse per tutti noi e che verrà poi ripreso nel corso della giornata.